Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Salve a tutti e bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle attività del Consiglio regionale toscano con le riprese del nostro operatore Vittorio Rossi. Andiamo subito a vedere quelli che sono gli argomenti che abbiamo preselezionato per voi per questa nuova puntata del Consiglio. Vediamoli. Bene, l'argomento che ha senz'altro catalizzato l'attenzione dei presenti più degli altri è il programma regionale di sviluppo 2021-2025, ovviamente riferito alla nostra regione, che è stato ampiamente dibattuto dai consiglieri sia della maggioranza che della opposizione, che andiamo a sentire nelle prossime clip filmate. Vediamo. È un atto molto importante che in ogni legislatura rappresenta un po' il piano strategico del governo della regione. Quest'anno il piano regionale di sviluppo in realtà si inserisce, si interconnette con gli altri atti che sono al centro del dibattito, ovvero il piano per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto piano che viene chiamato Recovery Plan, che si connette a quello che è chiaramente il piano nazionale approvato il 30 aprile, e dall'altro ai fondi strutturali comunitari, perché siamo al crucivia dei fondi strutturali previsti dal 2021 al 2027. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza, solidale e connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare da un punto di vista culturale, economico, sociale, quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo, ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa da un punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, stradali, di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud, valorizzando il corridoio tirrenico, ma contemporaneamente modernizzando, penso all'attraversamento dell'alta velocità o all'aeroporto che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre, non solo sul piano fisico ma anche sul piano immateriale, perché le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social è un obiettivo, perché lo vediamo quando si riesce a creare la connessione, lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Però una Toscana solidale, perché lo vediamo da un punto di vista del contrasto all'emergenza Covid, è una Toscana che tende a dover investire su quello che noi riteniamo essere una priorità, il sistema sanitario, con i nuovi ospedali, con le nuove case della salute, con la telemedicina che ci aiuta a far fronte a quello che è l'esigenza primaria dei cittadini, la salute. Io ritengo che il piano regionale di sviluppo possa essere naturalmente integrato da quello che è il lavoro che possono fare i singoli gruppi, i singoli consiglieri, e noi alla fine del mese di luglio lo possiamo raccogliere con il frutto di queste integrazioni per una versione definitiva che sia orizzonte strategico di governo nei prossimi 5 anni. Si tratta di uno strumento fondamentale per quanto riguarda la programmazione dell'attività della Regione Toscana nei prossimi anni. Si parte da una valutazione e da un'analisi di quelli che sono i dati strutturali della Regione, quali sono le principali strategie prioritarie che vorremmo mettere in campo. Come lavorare per individuare politiche e progetti sia generali che quelli di settore per quanto riguarda l'uscita della Toscana dopo la pandemia e per il rilancio della sua attività, della sua economia, del sostegno ai territori, alle comunità sociali, utilizzando anche nuovi modelli di sviluppo rispetto a quelli passati, all'insegna della parità tra territori e della parità tra i generi. I punti che emergono da questo piano sono quelli ambientali, intendendo uno sviluppo sostenibile per quanto riguarda il futuro, sono quelli della coesione sociale, sono quelli dell'innovazione tecnologica,
Su tutti questi tre temi sono individuati 15 attività strategiche e circa 27 progetti che riguardano ogni territorio della Toscana. Dovremo sempre andare di più ad affermare l'economia circolare, ad una sanità che anche seguendo le indicazioni venute dal Covid vada a rafforzare la sua integrazione tra il sanitario ed il sociale turistico. Oggi abbiamo iniziato a discutere il documento preliminare perché, nonostante lo statuto preveda 6 mesi per presentare lo schema di piano regionale di sviluppo, in realtà la Giunta è in ritardo. Ritardo parzialmente comprensibile perché ovvio la discussione si lega al PNRR, cioè al Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, e naturalmente alla programmazione dei fondi comunitari 2021-2027. Molte dichiarazioni roboanti, si è passati dalla parola resilienza alla transizione che si fa un po' per tutto. In realtà noi abbiamo ricordato a Gianni che la Toscana si trova messa male, siamo in stagnazione economica ormai da molti anni, siamo senza infrastrutture che ci possano rendere competitivi con le altre regioni europee, abbiamo una situazione sociale da tenere sotto controllo. È ovvio, non tutto va male, ma il governo regionale ci deve mettere in condizioni, deve mettere il Consiglio regionale in condizioni di affrontare una discussione seria, con un percorso chiaro, perché i tempi del PNR sono tempi molto stretti. Entro il 2023 dovranno essere messi a gara tutti i progetti, entro il 2026 sostanzialmente è finito tutto, pena la perdita dei finanziamenti. E in questo senso, e concludo, va purtroppo il ritardo dei tanti piani e programmi di cui la Regione Toscana si è dotata o si dovrebbe dotare, dalla tutela delle acque ai piani faunistici, allo stesso piano di mobilità integrata, sono tutti piani o scaduti o assolutamente non completati ad oggi, il che significa naturalmente rischiare di essere in ritardo rispetto al treno dei fondi europei. Staremo a vedere. Il piano regionale di sviluppo è un'opportunità, una responsabilità per questo Consiglio, soprattutto dopo la pandemia. Sappiamo benissimo che il mondo e la Toscana hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima. Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivati a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAER è già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata, perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa, ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana, creare posti di lavoro, tutelare ciò che abbiamo, cercare di aiutare i distretti, andare a pubblicizzare tutti i nostri territori, a sanare il problema del digital divide che ancora è fortissimo nella nostra regione. Sappiamo benissimo che ci sono zone in cui la connessione è ancora assente. Abbiamo una grande opportunità che arriva anche dai fondi europei, ma dobbiamo essere pronti per poterli spendere avendo una visione di futuro, non certo rimanendo ancorati al passato. Noi come Lega abbiamo fatto una serie di proposte, qualcuna il PD ce l'ha approvata, qualcuna ce l'ha bocciata, ma pensiamo che sia utile, e lo chiediamo nuovamente a questa maggioranza, cercare di lavorare insieme per portare risposte ai territori della Toscana, perché da una grande opportunità, altrimenti questo piano potrebbe rivelarsi una programmazione sbagliata e che non risponde a tutti quei cittadini che ovviamente nella pluralità delle loro idee politiche si rivolgono a noi piuttosto che al PD, piuttosto che altre forze politiche. Quindi noi stiamo lavorando ancora a questa proposta e appena arriverà poi il testo siamo pronti anche ad emendarlo e a cercare ulteriormente di portare a casa risultati per tutti i cittadini toscani. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è il riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana.
Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche. E tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno, realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave, perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura e soprattutto sta basando tutto questo su cosa? Su un progetto di una nuova pista aeroportuale che ancora porta avanti dopo molte bocciature, su un'autorizzazione e continui ampliamenti di discariche, su sempre la continua gestione del paesaggio e dell'ambiente, la medesima da anni che è ancora non fruttuosa, con gli stessi problemi da affrontare, le stesse soluzioni e di nuovo probabilmente gli stessi buchi nell'acqua. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti, vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono i medesimi e su questi ci si è investito molti soldi. Quindi quello che secondo noi si prospetta è l'ennesimo fallimento di politiche che sono sempre le stesse trite e ritrite e soprattutto che non mettono l'attenzione sul territorio, sul benessere delle persone, ma sempre su numeri del PIL. Ci troviamo all'interno di Palazzo del Pegaso, dove da pochi minuti è iniziato il Consiglio regionale della Toscana. Tra le proposte vi è da notare una interessante risoluzione proposta da Italia Viva e nella fattispecie dalla consigliere ex PD, adesso appunto di Italia Viva, Stefano Scaramelli, sugli anticorpi monoclonali, una risoluzione che sarà votata dal Consiglio stesso e che, se approvata e messa in pratica, dovrà accelerare la diffusione degli anticorpi stessi tra la popolazione e dunque aumentare la immunità di gregge. Sentiamo Stefano Scaramelli. Un atto forte ho presentato al Consiglio regionale per impegnare il Presidente della Giunta regionale toscana, Eugenio Giani, a impegnarsi in prima persona. Serve che la Toscana faccia la propria parte nel percorso di sperimentazione. Serve aumentare il numero delle persone che si sottopongono in termini volontari a questo processo, che è importante. Se pensiamo che noi abbiamo circa 100 positivi al giorno, basterebbero 6 positivi al giorno che entro le 72 ore potrebbero sottoporsi in maniera volontaria a una cura che li può guarire e nel guarirli li rende intanto sicuri del fatto che la loro condizione di salute non peggiora e allo stesso tempo danno un contributo straordinario alla scienza, perché servono 800 persone in Italia che danno un contributo. A me successe nel momento in cui diedi il mio sangue subito appena malato e quindi guarito dal Covid, perché da quel processo si può aiutare la scienza. Avere un farmaco è determinante, perché avere un farmaco ti può consentire di non dover fare magari il terzo richiamo di vaccino, può avere essere un effetto importante qualora le persone si dovessero poi riammalare anche dopo l'estate e soprattutto può farci tornare a una vita normale. Questo è un tema sul quale noi non si può mai abbassare l'attenzione. Bene i vaccini oggi, ma domani servirà comunque un farmaco per uscire da questa pandemia, se no noi non usciremo mai da questa pandemia. E la Toscana ha un farmaco, l'ha prodotto, è nelle disponibilità, il governo si è impegnato a acquistarne 200.000 dosi, è l'unico progetto pubblico che potrebbe diventare di proprietà pubblica. Cioè lo Stato, la Regione, titolari del farmaco grazie al quale si può avere la disponibilità della risoluzione della pandemia. E non può la Toscana non partecipare al processo di sperimentazione. Siena, Pisa, Firenze devono fare 40 processi di sperimentazione, hanno le possibilità di fare 2 malati al giorno. Noi chiediamo che medici di base, volontariato, aziende del territorio, aziende universitarie sentano loro questa battaglia e questa sfida, perché può veramente essere la soluzione alla pandemia. E se ciascuno non dà un contributo all'altro, ci eravamo detti da questa storia uscivamo tutti insieme, altrimenti diventa difficile. Se ognuno pensa che ha fatto il vaccino per sé e se ne frega degli altri, qui il problema non si risolverà mai. Oggi è un atto importante e a me fa piacere che il Presidente Giani, a seguito della risoluzione, che poi ringrazio tutti i gruppi che la stanno firmando e l'hanno firmata e verrà approvata all'unanimità, quindi ha dato poi mandato al fatto che seguirà personalmente questa questione. Bene, anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo della consueta attenzione che dedicate alla nostra rubrica e vi diamo appuntamento alla prossima occasione con le attività del Consiglio regionale della Toscana. Grazie e arrivederci. Regione Toscana, il Consiglio regionale.